Almanacco di ieri oggi, 20 ottobre, bentrovati. Nel 1995, oggi, Max Biaggi domina nella classe 250 il Gran Premio d'Australia che ha chiuso la stagione del moto mondiale. Titolo iridato che va quindi per la terza volta consecutiva a Max Biaggi alla guida dell'Aprilia. Finora solo Bartel Villa era riuscito nell'impresa. Nel 73 viene inaugurata la Sydney Opera House ed è la regina d'Inghilterra Elisabetta II che taglia il nastro. Il nuovo teatro dell'opera della metropoli australiana è destinato a diventare, insieme con la baia e l'imponente Harbour Bridge, il simbolo non solo di una città ma di un'intera nazione. Matrimonio che conquista l'attenzione di tutto il mondo, quello tra l'ex First Lady Jacqueline Kennedy e l'armatore greco Aristotele Onassis. Siamo al 20 ottobre del 1968. Jacqueline era stata la moglie di John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti. Onassis era considerato uno degli uomini più ricchi al mondo. Siamo al 99, dal 20 di ottobre in Italia viene permesso l'arruolamento nell'esercito italiano anche alle donne. Le statistiche ci ricordano però che l'Italia è stato l'ultimo paese membro della NATO a consentire l'ingresso delle donne nelle forze armate. Le donne oggi sono attualmente presenti all'interno di tutte le forze armate italiane e nella Guardia di Finanza e impiegate anche nelle missioni militari all'estero. In chiusura ai compleanni dei personaggi famosi, auguri all'attore palermitano Luigi Locascio, festeggia 53 anni. Viene definita da tutti la zia della TV, Mara Venier spegne oggi 70 candeline. Auguri infine all'allenatore di calcio Claudio Ranieri, che compie 69 anni.